Con quasi 2.400 voti di stacco a Castelfranco Veneto, nuovo sindaco al colore della Lega. Il Carroccio sull'onda verde delle regionali esulta al secondo turno con 56,91% di preferenze contro il 43% a favore di Donata Sartor, candidata del centro-sinistra. Si sentiva la voglia di cambiamento. I cittadini di Castelfranco hanno premiato un po' quello che è stato il nostro messaggio. Noi fin da subito non abbiamo promesso miracoli, gli abbiamo ricordato che la congiuntura è difficoltosa, che dovremmo rientrare nel patto di stabilità e che era necessario collaborare in maniera fattiva, anche in tono amichevole, con gli enti provinciali e regionali. A Castelfranco parte la filiera Comune-Provincia-Regione con una squadra capitanata dall'onorevole Luciano Dussin, un sindaco col doppio incarico che si dice sicuro che il ruolo di parlamentare leghista potrà portare benefici alla sua città. Io ho una squadra meravigliosa, ho i recordman delle preferenze, quindi sono radicati al territorio, esperienza in consiglio comunale ce l'hanno. Ho anche qualcuno che è stato assessore quando eravamo in maggioranza, sempre da soli. Io ritengo che sia un valore aggiunto quello di avere un sindaco che può anche esercitare le sue funzioni in Parlamento. Ad arrivare al secondo turno anche i voti del PDL, lasciati da Lorenzo Milani, delfino del sindaco uscente Maria Gomierato. Adesso è il momento della Lega e oggettivamente mi sento di dire buon lavoro al nuovo sindaco, buon lavoro nell'interesse di Castelfranco, dei castellani, ma di tutta la castellana e della nostra regione in particolare. Se ci sarà bisogno, se potrà essere utile, sono qua.